Gioia e pace andranno a tutti voi. Io è Cristo presente, che è fonte di gioia, è fonte di amore, è fonte di liberazione, di guarigione, è vita. Cristo è la vita di Dio comunicata a noi. Il Signore non ci dà cose, ci dà se stesso, ci fa partecipare alla sua natura e quindi ci avvolge anche delle ricchezze che lui possiede, che sono amore, gioia e pace. E oggi la Chiesa si fa celebrare la solennità del Corpus Domini, del Corpo di Cristo. Ha voluto questa celebrazione, questa festa, per stimolare la fede nell'Eucaristia, nella Chiesa. Quando fu istituita era un periodo in cui le eresie si moltiplicavano. Ricordate l'episodio di Sant'Antonio a Rimini, quando si entra a Rimini per la porta sulla destra c'è una chiesa, una bella chiesa che ricorda l'episodio del miracolo di Sant'Antonio di Padova, che sfidò un non credente che aveva un mulo, e questo mulo, dopo essere stato tenuto a digiuno per qualche giorno davanti all'Eucaristia, si inginocchiò invece di mangiare, mentre gli mettesse la biada e l'acqua davanti, ed è ricordato questo evento. Ma il clima era questo a quell'epoca, allora, nel Concilio di Lione, 1572 circa, 1272, la Chiesa volle istituire questa celebrazione per stimolare la fede nei noi cristiani, la presenza viva di Cristo, che non ci ha lasciato un ricordo, non ci ha lasciato qualcosa, la sua presenza. E attraverso la celebrazione, la liturgia, questa presenza si rende viva, potente, agisce. E noi chiediamo oggi al Signore lo Spirito poter comprendere non solo ma anche vivere questa realtà, che ci deve tirare fuori dal nostro stato di depressione, di debolezza, di incertezza, di insicurezza, di paura, per vivere come figli nella libertà dei figli di Dio e nella gioia dello Spirito. San Paolo, nella seconda lettera ai Corinti, dice: tutte le promesse di Dio sono diventate sì, ma anche Gesù Cristo è visto nei Vangeli come il compimento non solo delle promesse, ma anche della liturgia, della fede, del culto che gli ebrei davano a Dio. Gli ebrei avevano principalmente tre tipi di sacrifici. Il primo sacrificio era quello dell'olocausto, dove si immolava la vittima e lo si consumava con profumi e aromi, perché salisse come profumo soave al cospetto di Dio, a indicare che la vita dell'uomo si consuma per Dio e che Dio è la vita dell'uomo. Gesù sulla croce consuma se stesso, non offre un animale. E quel profumo fa salire a Dio? Il profumo della sua obbedienza, del suo amore. Adamo ed Eva si erano allontanati da Dio e tutta l'umanità li aveva seguiti. Bene, allora Gesù dona tutto se stesso, si consuma come olocausto al Padre. E oggi noi cristiani offriamo come sacrificio a Dio quello di Gesù. In lui c'è tutto quell'amore, quel culto, quel profumo, quell'aroma, quella santità, quella ricchezza e la potenza che dà gloria a Dio. Secondo tipo di sacrificio era il sacrificio di comunione. Gli offerenti offrivano un agnello, supponiamo, il sacerdote lo levava sull'altare verso l'alto, offrendolo al Signore, poi lo immolava e parte dell'agnello veniva lasciato al sacerdote, parte veniva consumata sull'altare e parte restituito agli offerenti. Per cui Dio e l'offerente erano uniti in comunione dalla stessa vittima. Ma questa è una figura, perché gli animali non hanno mai unito l'uomo a Dio. Cristo Gesù da se stesso, prendete e mangiate. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, offriamo un sacrificio di olocausto a Dio, sacrificio di Gesù Cristo, offriamo un sacrificio di comunione, che Dio si offre al Padre e si dà a noi come cibo. In Gesù Cristo noi facciamo comunione con Dio. Terzo tipo di sacrificio è il sacrificio di espiazione o di purificazione. Quello più solenne avveniva alla festa dello Yom Kippur, quando il sommo sacerdote
entrava nel Santo dei Santi per purificarsi e per attingere la benedizione da comunicare al popolo. Nel Santo dei Santi si riteneva ci fosse la presenza di Dio, c'era l'Arca d'Alleanza, dove il Signore si era manifestato più volte al tempo di Mosè. Bene, Gesù entra, diceva la seconda lettura della lettera agli Ebrei, è entrato nel vero tempio di Dio, non fatto da mani di uomo. E non è entrato col sangue di animali, di capri, è entrato con il proprio sangue. E con uno spirito eterno offerte se stesso a Dio per la nostra salvezza. E lui riversa su di noi questo sangue offerto al Padre. Nella festa di Yom Kippur il sommo sacerdote immolava un capro e poi benediceva il popolo col sangue di quell'animale per purificarlo dei suoi peccati. Gesù Cristo non ci asperge col sangue di animale, ma col suo sangue, che è la vita del Figlio di Dio. Vedete come al di là dei simboli, dei segni, c'è la sostanza del culto a Dio e Dio si manifesta totalmente. Io e il Padre siamo una cosa sola, che accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. E Gesù quindi realizza tutti i segni del culto dell'Antico Testamento. E tutta la base della fede di Israele poggiava, tutto l'edificio della fede poggiava sul patto di alleanza. L'abbiamo sentito nella prima lettura, come Mosè ascoltò la parola di Dio, scrisse su un libro e poi asperse il libro col sangue degli animali e lo presentò al popolo, che fece un patto con Dio. Quello che Dio ha detto noi lo praticheremo, lo metteremo in pratica. Si istituì un patto, come aveva detto il Signore: se voi ascolterete questi miei precetti, io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Ci sarà un patto che Israele non ha mai mantenuto, l'uomo incapace. Sulla croce viene il vero patto tra Dio e l'uomo, nell'uomo Cristo Gesù, che come figlio di Dio offre se stesso al Padre, adempie a tutta la volontà del Padre fino alla morte, si mantiene fedele e viene glorificato nella sua gloriosa risurrezione, a significare che Dio ha gradito questo sacrificio. E ogni volta che noi celebriamo la messa, rinnoviamo il patto di alleanza con Dio. Ora, cosa ha fatto Gesù col suo sacrificio? Ha ottenuto la remissione dei nostri peccati. Allora, adesso noi partecipiamo alla messa, stiamo celebrando che siamo salvati, non che forse, che siamo stati perdonati, che siamo stati purificati. C'è un legame tra di noi che non si spezza. E se io sbaglio, lui si mantiene fedele. Lo è stato fedele con la morte di Gesù in croce. Muoio ma non ti tradisco. Il patto dell'antica alleanza era provvisorio, ma anche molto esteriore. Dice la lettera agli Ebrei, anche le promesse riguardano cose materiali, come una terra dove abitare, un luogo dove riposare. Gesù Cristo invece ci porta nel vero riposo, quello eterno. Parlando della lettera agli Ebrei, dei santi dell'Antico Testamento, dice: tutti costoro, pur avendo conseguito buoni risultati, tuttavia non conseguirono la promessa, perché Dio ha preparato qualcosa di meglio per noi affinché loro non raggiungessero la perfezione senza di noi. Il compito della Chiesa, in Cristo vive la Chiesa, e la Chiesa deve portare salvezza ai vivi, deve portare salvezza ai defunti. Voi vedete, quindi, nell'Eucaristia noi abbiamo la realizzazione, il compimento di tutto il mistero della nostra fede. Allora stiamo celebrando l'Eucaristia adesso, stiamo rinnovando il patto di Dio con noi. E questo patto cosa prevede? La nostra salvezza eterna. Quindi celebriamo che siamo salvi. Non che forse lo saremo se riusciremo a pregare, se riusciremo a far questo. No, no, no. La salvezza ce l'abbiamo perché Gesù ce l'ha acquistato. Non dipende dalla mia capacità di essere fedele in tutto, di essere perfetto, che non sono capace.
è la fede in Lui che mi unisce a Gesù Cristo e fa di me un'offerta gradita a Dio. In Gesù io sono salvo, in Gesù sono perfetto, in Gesù ogni cosa è realizzata, ogni promessa di Dio ha avuto compimento in Gesù Cristo. Allora vedete, quando celebriamo l'Eucaristia non facciamo una cerimonia, viviamo il mistero di Dio che si è donato a noi e viviamo la nostra salvezza. In ogni Eucaristia si rinnova la remissione di tutti i peccati. Noi ci limitiamo a qualche aspetto, non è quella con l'Eucaristia. L'Eucaristia è immergersi in questo mistero di passione, morte e risurrezione di Gesù e di pieno compimento delle promesse di Dio. Per cui l'Eucaristia ci deve portare non a sperare le cose, ma a proclamarle vere, autentiche, attuali. Dio non ti perdonerà, l'ha fatto. Tu non ti salverai, sei salvato. È che la comunione, siamo tutt'uno con Cristo. Come Cristo nella gloria, io mangiando l'Eucaristia, io mangio, che mi ha portato alla gloria. Ricordate le parole di San Paolo nella lettera ai Romani, dove dice che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto le ha anche predestinate ad essere in tutto conforme all'immagine del Figlio Suo, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati e quelli che ha giustificati li ha anche salvati. Ma noi stiamo qui, ancora non stiamo, nella fede è già avvenuto. Se avrete fede di aver già ottenuto, vi sarà dato. Noi viviamo sempre di aspettativa futura quando il dono di Dio è già presente. Allora l'Eucaristia ci deve aiutare a questa presenza, questa attualità, questo essere nella grazia di Dio. Giustamente io non sono perfetto, ma ho fede in colui che ha offerto se stesso al Padre per la mia salvezza, ha espiato le mie colpe nel suo sangue, si è presa la mia colpa. La maggior parte dei cristiani aspetta di essere perdonato. Dio l'ha già fatto. Ecco perché noi ci prepariamo bene all'Eucaristia, quando proclamiamo che Lui si è preso il nostro peccato e lo celebriamo nell'Eucaristia, che l'ha fatto, e viviamo l'anticipo di quel che sarà la nostra gloria eterna. È stupendo leggere in Ippolito di Roma quelle parole dove dice che dopo aver ricevuto l'Eucaristia, siamo all'inizio del terzo secolo, se vi daranno qualcosa di velenoso da bere non vi farà male. È scritto, ma tale è la realtà, la fede, non in qualcosa di devozione, speriamo che, no, Cristo è presente, allora si manifesta la potenza di Cristo, nella certezza della fede, non nella speranza, nella velleità che succede qualcosa, è il mondo dello spirito, non è il mondo della ragione, per questo oggi tanti stanno fuggendo dalla Chiesa, rinnegando il sacramento dell'Eucaristia, perché affrontano la realtà con la logica umana e materiale, ma è al di sopra. C'è la logica dello spirito, c'è la dinamica dello spirito. Nello spirito tutto questo è compreso, ma bisogna entrare nello spirito. Bisogna entrare nello spirito. Non per niente allora i primi cristiani davano la comunione dopo aver ricevuto lo Spirito. Nel procedimento battesimale c'era prima la confessione della fede, la rinuncia al peccato, poi l'immersione nell'acqua tre volte, poi la consacrazione con il crisma, il dono dello Spirito Santo, poi si arriva all'Eucaristia. Non si va alla comunione senza Spirito. Allora si vede soltanto il pane, per cui San Paolo, chi mangia questo pane, beve questo calice, senza discernere corpo e sangue del Signore, mangia e beve la sua condanna. Senza spirito non si entra dentro. È l'attualizzazione di tutte le promesse di Dio
e tutti i beni che Dio ci ha dato. Allora, la Chiesa consiglia non solo di ricevere l'Eucaristia, ma spesso e volentieri di metterci in adorazione. Nella Chiesa Cattolica si conserva l'Eucaristia. Lo facevano già i primi cristiani, però non avevano un tabernacolo dove riporlo. La gente se lo portava a casa, per i malati, per gli anziani, i viandanti, i carcerati e dicendo. Sì, è rimasto a vivere nella chiesa, non si sa se sia una storia inventata, ovvero quella di Sant'Arcisio, che portava la comunione ai carcerati e i compagni volevano vedere cosa portasse, lui nascose, lo prese a sassate e lo uccisero. Lui portava la comunione ai carcerati. Era dalla fede che accettò di farsi martirizzare, ma senza profanarlo. E appunto il Poli di Roma dice: quando portate le bestie a casa, conservate un luogo dignitoso, non raggiungibile da insetti animali, ma a servizio del malato. Oggi la Chiesa sta allargando a questo, a portare la comunione agli ammalati, per tante volte bisognava, era una cosa eccezionale proprio, no, certo per rispetto va bene, ma bisogna anche dargli da mangiare, al carcerato, al viandante e via di seguito. Ecco allora la malleabilità nell'uso dell'Eucaristia che la Chiesa oggi permette, anche portiamo a casa se c'è bisogno, perché conservate in modo corretto, ma che si arrivi a tutti. E chiediamoci al Signore, allora, che rinnovi in noi, ci dia questa grazia di rinnovare ogni giorno questo patto e che viviamo in quella potenza, in quella potenza. E da tenere presente come cristiani, i primi cristiani usavano delle Eucaristie anche per guarire i malati. Unendosi al corpo di Cristo partecipa alla potenza, alla sua risurrezione. E quindi a Lourdes tanti miracoli sono guarigioni sono avvenuti durante la processione eucaristica o durante la celebrazione eucaristica. In uno dei primi pellegrinaggi che facemmo a Lourdes negli anni 80 c'era una signora di Cerratina che aveva una mano paralizzata. Al termine della messa, come sempre succede alla Basilica di San Pio X, cosiddetta messa internazionale, ci fu un applauso e sta signora pur si mise ad applaudire e si accorse che la mano era sana. E lo fece vedere a tutti e fece la sua testimonianza facendo vedere le sue mani che potevano applaudire. Prima doveva fare così con la mano paralizzata, con la mano durante la celebrazione, uno dei tanti segni, perché Cristo è presente, non perché è lutto, non perché c'è tanta gente, ma perché Cristo è presente. Ecco perché anche ai malati il dono dell'Eucaristia, non solo come conforto, ma anche come medicina.